Hello guys, welcome back in this new video. Per chi non mi conoscesse, piacere, io sono Danilo e questo è il mio canale. Oggi voglio farvi un piccolo story time, dato che l'altro che ho fatto vi è piaciuto veramente tanto. Vi lascio qui nelle i se non l'avete visto, dove vi racconto la storia di come io sono quasi morto qui a Londra. Ebbene sì, nelle i qui sopra, vi lascio anche l'info box qui sotto. Ma oggi che storia vi voglio raccontare? Voglio raccontare, fatemi mettere comodo, voglio raccontare il mio primo date qui a Londra, come è andata, come si è sviluppata e tutto quanto. Prima di iniziare con questa storia vi voglio ricordare che vi dovete iscrivere al canale per farmi felice, per far avverare uno dei miei più grandi sogni, ovvero far diventare questa mia passione, il mio full time job, quindi iscrivetevi al canale qui sotto. E mi raccomando di lasciare un pollice in su e di lasciare un commento a fine video su quello che pensate di questa storia. Allora, iniziamo, ma prima di iniziare vi voglio dare just a tiny bit of background story of what is my love life back in the time, ok? Prima di iniziare con questa storia ci sta da dire che io non mi sono mai, e dico mai, esposto a una vera e propria love story in Italia. Sarà per il fatto che magari il mio orientamento non è visto molto, non voglio dire bene, perché alla fine non si tratta nemmeno di quello là, però diciamo appunto non te la vivi tranquilla quanto qui a Londra in Italia il fatto di avere un orientamento sessuale diverso da quello che sia l'essere etero. Quindi diciamo che forse questa cosa qua mi aveva sempre un pochino trattenuto. Poi ero teenager quando stavo in Italia, subito dopo la mia teenage mi sono trasferito a Londra. Saranno state tante cose che diciamo appunto non mi sono mai sentito di sperimentare, diciamo, i miei interessi in Italia. Ma dopo aver fatto questa premessa iniziamo subito con la story. Allora, back in the past, vi parlo del novembre del 2016, novembre 2016, Danilo, insieme al suo best friend Marco, naturalmente tutti e due nel massimo dei segreti, però decidono di scaricarsi insieme l'app Tinder. Questa è una storia a parte. A novembre appunto avevamo deciso di metterci Tinder per sperimentare, per vedere, per conoscere gente nuova, naturalmente, perché un nuovo inizio. Tinder si può usare anche per amicizie, però io in particolare lo volevo utilizzare per sperimentare nuove esperienze di vita, diciamo, volevo navigare un pochino in quello che era la mia sessualità, in quelle che erano le mie domande, i miei dubbi, le mie incertezze. Ok? Ok. Quando appunto passavo giorni a scrollare, ehi, come va, tutto bene, tutto quanto, dopo, diciamo, appunto, essermi scritto nemmeno così tante persone, un giorno, facendo match, vedo il profilo di questo ragazzo e onestamente I was like, is that real or is a catfish? Perché la mia più grande paura era appunto beccare un catfish, guys. Avevo il terrore di beccare un maniaco serial killer su quell'app che stava solo in cerca di persone che volevano esplorare la propria sessualità e incontrarli in un parco sperduto dove li andavano a pugnalare dietro un cespuglio, li andavano a abbandonare il proprio corpo, il corpo della vittima, in un fiume e lasciarlo marcire lì e... Quindi diciamo, usavo l'app con molta cautela, però allo stesso tempo, you know, I'm a diva. So, what I was doing? Ho praticamente matchato il mio Instagram col mio Tinder, quindi qualsiasi persona mi vedeva, qualsiasi persona a cui interessavo mi doveva vedere il mio Instagram, e l'algoritmo di Instagram, girl, you need to think about business, you need to think about your future. Quindi ho detto, fammi collegare l'utile al dilettevole. Faccio un po' di seguaci, il mio algoritmo si aumenta un pochino, però nel mentre conosco gente. So, cosa è successo? Arriva questo match e io faccio, I like it, let's try, let's see how it's going to be. Tra tutte le chat appunto che avevo iniziato, questa qui sembrava quella un pochino più costante. Talmente costante che dopo un po' mi chiede mi chiede appunto il numero di WhatsApp.
E io ai tempi già facevo video su YouTube random, che adesso non esistono più quei video, credetemi, non li potete più vedere, quindi non cercateli. E niente, appunto, ci scrivevamo tutti i giorni, letteralmente tutti i giorni, a volte anche audio, quindi avevo la possibilità di ascoltare la voce, di vedere se matchava con le foto che ci stavano su Instagram, modalità stalker on, perché non l'avevo mai seguito, non avevo mai iniziato a seguire, però andavo a controllare sempre tutto quanto. Fatto sta, iniziamo a parlare, dopo gli dicevo, ho visto i tuoi video su YouTube, ho visto il tuo Instagram, sembri molto carino, tutto quanto. Però, Vazza sa che appunto, per un po' è stata questa cosa di parlare via chat e tutto quanto. Fino a quando non è arrivato il famosissimo momento in cui mi ha scritto: "Ma che ne dici se ci incontriamo?" And I was like, "Wait a second, you're running too fast for me." Stava per me, era, cioè, veramente il fatto di incontrare una persona con lo scopo di conoscerci e di fare un date per la prima volta, appunto, del mio stesso sesso, era una cosa che un pochino mi spaventava, però allo stesso tempo ero troppo thrilled, ero troppo eccitato all'idea di poter provare un'esperienza del genere, di fare, ma finalmente posso vedere cosa mi sono, diciamo, cosa mi sono negato fino ad adesso, diciamo così. Però fatto sta che io ho fatto, non lo so, guarda, sono un po' timido, ho fatto praticamente, deviavo tipo il discorso ogni volta perché non volevo, perché avevo letteralmente paura che fosse un catfish e che appunto quello che vi ho detto prima sarebbe successo. Fatto sta che dopo continuiamo a parlare, mi sa che io torno in Italia se non mi sbaglio, dopo le vacanze continuo a insistere che faccio, vabbè, che ti odi, incontriamoci, però io lavoro questi giorni, questi giorni, questi giorni, io sono off il weekend. L'ho fatto, no, guarda, il weekend solitamente lavoro e lavoro fino a tardi. Quindi cosa mi ha detto? Perché non ci incontriamo dopo che tu finisci di lavorare? No, 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 no. 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 No, ma perché no? Perché lavorando in un coffee shop, quando finisci di lavorare in un coffee shop dove ci sta puzza di cibo, di caffè, latte, di tutto e di più che schizza, ti sporchi, sudi perché corri come un matto quando lavori negli hospitality. E ho fatto, no, ma se finisco da lavoro penso che se tu mi incontri scappi direttamente perché veramente incontrerai nelle peggiori delle situazioni. Fa, no, vabbè, ma ho visto i tuoi video su YouTube, ti ho visto su Instagram, quindi non ti preoccupare, so cosa aspettarmi. Con tutte le manfrine che vengono dietro, i complimenti fatti, tutto quanto, giusto per incontrare, ho fatto, incontriamoci. Siamo andati appuntamento a Green Park, dove lavoravo, vicino dove lavoravo prima, a Green Park, e quel giorno nella mia mente, diciamo, nella mia faccia si poteva leggere che qualcosa stava succedendo. Vado al lavoro e solitamente quando finivamo al lavoro, che chiudevamo lo store, andavamo tutti insieme verso l'underground. E andavamo proprio, prendevamo l'underground insieme perché, diciamo, per un tratto prendevamo tutti la stessa underground. E quando a un certo punto entrano tutti quanti e mi fanno: "No, ma tu non vieni?" E io faccio: "No, guarda, io aspetto qua, ho da fare una cosa." "E che cosa hai da fare?" "Eh, guarda, una cosa, no, niente di che." "E che cosa c'è da fare? Cosa hai da fare?" "Niente, sono cazzi miei, ok?" "No, dai, che ho fatto? Devo vedermi con un amico, andate?" Allora fanno: "Ah, ok, va bene, ciao, ci vediamo domani." I was like, mind your business. Fatto sta che appunto erano le 5. Metto là ad aspettare, l'appuntamento era alle 5, specifico, e 5, niente, 5:10, niente, 5 un quarto, zero assoluto, 5:20, un signore mi stava osservando. And I was like, please, don't tell me that, please. I knew it. I knew it, so I was like, stavo per correre dentro la tube e ho fatto basta, voglio scomparire dalla faccia della terra. Però appunto questo signore in realtà stava aspettando altre persone, quindi ho fatto un sospiro e sono andato avanti. 5:20, 5:30 mi scrive, mi fa: "Scusa il ritardo, ma sto sull'autobus." I was like, bitch, I'm waiting here for half an hour. Dopo 45, dico 45 minuti, si presenta. At least you know what, it was good looking. So, almeno era un ragazzo carino, non posso dire che non era carino.
sono rimasto, diciamo, soddisfatto di vedere quello che mi aspettavo, almeno quello. E non serve negarvi che appena l'ho visto, tipo imbarazzo di come ti saluto, come ci salutiamo, ci stringiamo la mano, siamo tutti e due italiani, baci sulla guancia, non lo so. Quindi diciamo, ho detto, seguo quello che fa lui. Quindi diciamo, come lui mi ha salutato, io l'ho risalutato. E niente, questo primo date appunto è andato, sono ritornato a casa tipo verso le 10, siamo conosciuti un pochino tutto quanto. Il mio cuore ormai già batteva a 1000, io stavo già sopra le nuvole perché ero troppo emozionato all'idea che una cosa del genere mi fosse capitata a Londra. Quindi, I was like, living my best life. E così è andato appunto il primo appuntamento, dopo ci iniziamo a incontrare il secondo, il terzo, quando arriva il quarto appuntamento. Devo dire che prima del quarto appuntamento non ho fatto nessuna mossa azzardata, io non mi ero permesso di baciare niente, di dare la mano in niente, proprio niente. Io proprio ghiaccio, una stalattite, ero una stalagmite, ero proprio freddo e... freddo e distante, perché non sapevo come atteggiarmi, ragazzi. Immaginate il mio primo date a Londra, per fortuna almeno era italiano, evitavo figure di merda più di quelle che ho fatto. Fatto sta, quando arriva, che penso sia stato il quarto date, dove stavamo in questo pub, ci stavamo bevendo una birra, e a un certo punto mi fa, stavo parlando dei casino appunto che ci stanno a Londra, quelli che stanno sul Leicester Square, e io ho fatto, non ci sono mai stato. Mi fa, come non sei mai stato in un casino? Ho fatto, allora ci devo portare. Ha fatto, lì mi andiamo a fare un drink là perché qui è troppo rumoroso, ci sta troppa gente, spostiamoci da un'altra parte. Quindi ho detto, vabbè, andiamo verso il casino. Però vedo che il sottoscritto è... oh, io proprio... come potrei descrivere? Sono di un altro pianeta. Mi ero scordato lo zaino in quel pub. Shit, girl. Sono quasi praticamente vicino al casino. Ho dimenticato lo zaino in quel pub e praticamente mi serve perché ho tutta la mia vita là dentro. Siamo ritornati indietro nel pub. Siamo andati a prendere lo zaino, ma è qui che arriva il colpo di scena che io non mi aspettavo, e che un colpo al cuore, il mio stomaco tipo... le farfalle erano esplose. Io stavo tipo là, oh my god. Cosa è successo? Stavamo tra la traversa tra Leicester Square e tra Chinatown e appunto Soho, Shaftesbury Avenue, perché ho visto Harry Potter, l'ultimo, dovrebbe sapere che via è. Cosa è successo? Io attraverso la strada, ignara di tutto quello che mi sarebbe potuto succedere, quando lui cosa fa? Mi prende la manica della giacca, mi tira verso di lui e mi dà un bacio sull'orlo della strada, in questa via romantica tra Chinatown e Soho, piena di luci, una strada trafficata che io stavo tipo già sentivo le campane di sottofondo, and I was like, oh my god, that's like a movie. Per un momento mi sono sentito tipo un teenager in un film, tipo mi sentivo tipo Call Me By Your Name o qualcosa del genere, tipo. E dopo cosa è successo? Appena è successa questa cosa qua, me ne sono uscito con un'esclamazione, ho fatto, I mean, possiamo evitare di andare al casino, possiamo fare tante altre cose. Quindi dopo siamo fatti un'altra passeggiata, abbiamo parlato, mi ha spiegato il perché ha fatto questa mossa così azzardata. Ha fatto, ero troppo curioso perché non capivo se tu stavi solo scherzando con me. Ha fatto un pochino drammatico se tu stavi scherzando, perché appunto ero molto freddo e distante. Se tu stavi solo scherzando con me, se mi volevi prendere in giro, ero pronto a rischiare i cazzotti in faccia dopo questa cosa che ho fatto nei tuoi confronti. E io stavo là, oh my god, you're savage, yes. E quindi diciamo, tutte queste cose appunto mi hanno fatto ancora più meltdown, e da lì abbiamo iniziato diciamo un rapporto appunto un pochino più stretto. Uscivamo quasi tutti i giorni, è una cavolata, uscivamo tipo una volta a settimana o due volte a settimana, ci incontravamo, facevamo passeggiate, tutto questo all'insaputa di Marco. Vedete, voi dite, come Danilo stavate nella stessa stanza, come faccio a stare alla sua insaputa? Inventavo le peggiori cavolate, cioè proprio veramente, non so come abbia fatto a non accorgersene, ma inventavo le migliori cazzate, le peggio cazzate anzi. E niente, appunto andiamo avanti con questi appuntamenti e tutto quanto. Diciamo, inizio a essere sempre un pochino più taci, diciamo appunto prendere la mano, magari a toccarlo, abbracciarlo, tutto quanto, fino a quando iniziano a sorgere i primi problemi.
Non voglio andare un pochino troppo più in là spinto perché questo video viene visto anche da gente che mi conosce, quindi evitiamo. Però appunto uno dei primi problemi è stato appunto il fatto che io, essendo la mia prima relazione, non ero, diciamo, non mi aprivo molto nei confronti della persona che mi trovava a fianco, quindi diciamo, era più un ricevere tanto ma dare zero, ricevere tanto, che poi ricevere tanto cosa? Cosa? Però diciamo non davo niente, sarà perché forse il mio subconscio sapeva che questa persona non mi poteva dare niente di che oltre appunto a un primo approccio alla mia nuova vita, la Carrie Bradshaw che era dentro di me che finalmente era uscita e non so, forse sarà stato appunto quello il mio subconscio che ha detto non ci perdere nemmeno tempo, però io diciamo in un primo layer, in un primo strato, se potevo guardare l'aspetto superficiale, mi trovo bene, tranquillo. Alla fine era simpatico come ragazzo, niente di che, aveva troppi, diciamo, nascondeva troppe cose al di fuori della sua vita, cioè tipo ogni volta che dovevamo incontrare faceva problemi perché da qua ci potrebbero stare i miei amici, aiuto, non voglio. It's like, girl, chill out, you need to chill the fuck out if you wanna be around me, because honestly, if you don't get that stress, ah, ma qui viene. Prendo i miei amici, ho fatto ok, cioè chill out. Fatto sta che lui mi aveva posto questo problema che io non mi aprivo molto nei suoi confronti, quindi là ho fatto, oh mio Dio, e cosa faccio adesso? Quindi diciamo, iniziavo a inventare queste scuse che ogni appuntamento gli dicevo qualcosa in più di me, solo che a fine giornata appunto io non dicevo ma niente di me perché non lo so, non mi dava cosa di avere un discorso reciproco, di diciamo di dare. Di un dare e ricevere, non lo so come, non so come spiegarlo. Avete presente quando vi trovate una persona plain davanti a voi dove non riuscite a esprimervi? Ecco, quello ero io. Fino a quando a un certo punto ero, diciamo, ero arrivato al punto che scrivevo solo io, and I was like, girl, it's not working like that. Nah, so if you're not gonna text me, I'm not gonna text you back. Quindi, cosa è successo? Niente, è come una relazione. Appunto, scritto dal titolo, è andato a scemare col tempo, cioè io non l'ho più scritto perché sinceramente non devo elemosinare attenzioni da nessuno perché I don't need that, quindi io non gli lui non mi scriveva, a un certo punto ho detto sai che what the fuck, I'm not gonna text you anymore, bye bye, see you later, see you in the next life, io non gli ho scritto più, lui non mi ha scritto più ed è finita così, poi tutto questo è durato diciamo, meglio, non so nemmeno quanto sinceramente, ma 2 o 3 mesi, un mesetto, roba di poco, vi dico. Però appunto, sì, è stata la mia prima esperienza. Effettivamente è stato il mio primo vero bacio che ho dato. Ho un bel ricordo di quello, quel momento è proprio un momento a parte che ho un bel ricordo, però per il resto appunto, meno male che si è volta, che si è evoluta così com'è oggi la situazione, perché anche perché dopo praticamente un mese, 2 mesi che tutto era finito, ho conosciuto Davide e da quel momento appunto lui sta ancora qui nella mia vita e quindi that's it. Non mi chiedete uno story time su come ho conosciuto Davide che non lo farò mai nella mia vita perché non posso. Interesting, Nastio, però no, non lo farò mai. E niente, sì, that was my first date, la mia prima esperienza qui a Londra, ma nella vita in generale, e niente, ci tenevo tantissimo a fare questo video. Uno per un fatto mio personale nel aprirmi sotto questo aspetto, perché magari posso sembrare molto aperto nei confronti magari della mia sessualità, però allo stesso tempo mi limita molto il fatto che so che ci sta gente che mi conosce anche da prima di questo, su questo canale che mi guarda in generale, quindi mi limitava sempre un pochino. Però appunto sono questo canale YouTube mi sta aiutando appunto a cacciare il 100% di me senza filtri e senza niente, senza vergogna, anche perché i miei genitori mi hanno sempre insegnato a essere me e a non vergognarmi di quello che sono. E diciamo che a questo punto ho iniziato con il make-up, un po' l'anno scorso ho iniziato a fare i primi trucchi su YouTube, avendo un feedback molto bello, ho detto voglio, ok, ho superato un ostacolo, non me ne vergogno più, ora voglio fare un passo avanti e voglio mostrare la mia vita per quella che è con i vlog, naturalmente più cento tanto di Londra perché so che vi interessa, però mostrarvi un pochino di più della mia vita, aprirmi un pochino di più con voi e quindi diciamo questo story time mi ha aiutato a fare lo step successivo nei vostri confronti, ma soprattutto molto di più nei miei confronti nel essere più aperto nel raccontarmi senza filtri che ho avuto diciamo per molto tempo della mia vita che si sono riscoperti non servire a nulla appunto
E niente, sono molto soddisfatto di questo story time. Spero vi sia piaciuto. Niente, spero ci vediamo settimana prossima. Grazie mille per avermi tenuto compagnia e per avermi sentito fino alla fine di questo video. E io vi mando un bacio grande. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi fa piacere. A me farebbe molto piacere se voi vi iscriveste. E niente, sono quasi rimasto senza voce perché ho usato 10 toni più alti della mia voce normale. Ci stava nell'ultimo video, il Q&A che ho fatto, che un account mi ha scritto: ma alla fine del video la tisana non ti si è raffreddata? Oggi anche il caffè mi si è raffreddato, però lo bevo anyway, tranquilli. E niente, noi ci vediamo al prossimo video.